Uno dei miei comfort food preferiti quando si abbassano le temperature è la vellutata alla zucca, semplice, calda e gustosa. Oggi vediamo insieme come prepararla aggiungendo un tocco sfizioso. Per prima cosa puliamo uno scalogno e lo dividiamo a metà. Su ciascuna metà facciamo dei tagli in questo modo, senza arrivare in fondo. Poi tagliamo di traverso, anche qui senza arrivare fino in fondo, e dopo affettiamo normalmente. Il trito è fatto! In una casseruola mettiamo un bel giro d'olio extravergine d'oliva, versiamo il trito di scalogno e lo lasciamo soffriggere per qualche minuto. Appena è pronto, aggiungiamo la zucca a cubetti. Per fare prima potete prendere quella già tagliata al supermercato. Poi aggiustiamo di sale, noce moscata, cannella ed aromatizziamo con un paio di foglie di salvia e un rametto di rosmarino. Mescoliamo un po', copriamo e lasciamo cuocere 5 minuti per far insaporire la zucca. Passato il tempo indicato, versiamo del brodo vegetale, copriamo nuovamente e lasciamo cuocere per 20-25 minuti circa, finché non diventa molto morbida. Eliminiamo le erbe aromatiche e frulliamo il tutto con un frullatore di immersione, fino ad ottenere una purea liscia. La vellutata è pronta, ma se troppo liquida potete farla restringere altri 10-15 minuti circa a fiamma vivace, per avere una consistenza più densa. Potete anche passare al setaccio per ottenere una purea liscissima. Impiattiamo e decoriamo la superficie con del gorgonzola al mascarpone, un filo d'olio due amaretti sbriciolati grossolanamente, un ciuffetto di rosmarino e una foglia di salvia. La vellutata alla zucca è pronta! Un primo piatto semplice, buonissimo e molto versatile, perché si può personalizzare come più ci piace. La vellutata di zucca è pronta! Se vi è piaciuta la ricetta, fatemelo sapere nei commenti, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo che mi trovate su Instagram, Facebook e anche su TikTok e potete trovare tutto il procedimento scritto sul mio blog. Buon appetito!